Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi andremo a parlare della Atini 85, un microcontrollore molto apprezzato dagli hacker e per quelli che fanno elettronica come me. Però prima di continuare vi invito a lasciare un like, di condividere il video e di iscrivervi se non l'avete già fatto. Adesso passiamo alla descrizione del circuito stampato. Cominciamo a descrivere il prodotto dallo schema. Allora, come potete notare, la Atini 85 è collegato direttamente all'USB. Questo già ne fa un prodotto molto versatile e molto compatto, molto piccolo, perché non necessita di un integrato che si interfaccia tra il PC e la Atini, perché questi piedini, il 3 e 2, sono piedini d'uscita con protocollo USB, quindi possono comunicare direttamente con la porta del computer. Quindi può dialogare sia con Windows che con Linux, e se non mi sbaglio anche con il Mac, però questo non lo so ancora, devo informarmi meglio. In più c'è un LED di stato. Questo LED può essere programmato in base alle nostre necessità. Potete anche non utilizzarlo, non è necessario, però se ci torna utile ce l'hanno messo a disposizione. Poi c'è anche il LED di alimentazione. Questo LED di alimentazione è collegato direttamente ai 5 volts sì, 5 volts, no, è collegato ai 5 volts qui all'ingresso sull'USB in pratica. In più, se notate, ci sono due Zener. Questi Zener servono per proteggere sia il processore che il computer da alimentazioni accidentali. In più, che posso dire più? Vabbè, a parte i due condensatori che servono per stabilizzare un po' le frequenze, per eliminare quelle frequenze fastidiose, ma oltre questo non c'è molto da dire. Adesso mi concentro sul processore. Il processore in questione ha una capacità di programmazione di 8K. Come vedete c'ha anche 6 piedini, tutti i 6 piedini sono configurabili sia in ingresso che in uscita. In più hanno tutti e 6 il protocollo I2C e SPI, molto utili se avete intenzione di mettere dei rilevatori di temperatura o umidità che usano questi tipi di protocollo. Poi c'ha 3 piedini configurabili come inverter, infatti sono PWM, e c'ha 4 piedini come convertitore ADC. Praticamente è molto completo. Io preferisco di solito i PIC per i miei progetti, ma come prima esperienza da fare su Arduino, questo tipo di Atini 85 mi stuzzica. Infatti già ho provveduto ad acquistarne un paio per provarli. Adesso vi faccio vedere in pratica in commercio cosa trovate. In commercio trovate questi modelli qua, già assemblati. C'è il modello con porta USB direttamente applicabile alla porta, e poi c'è il modellino con USB 2 da utilizzare con cavo. Questo molto utile per applicazioni per i computer, tipo non so, regolatore di volume, oppure per creare degli effetti particolari con LED RGB a ritmo di musica, eccetera eccetera. Poi c'è questo modello qua che non sempre trovate in commercio, infatti solo su Ali l'ho trovato, è quello lì con cui io posso programmare un modello di Atini 85 nel formato THT, che qui stiamo parlando di SMD, in questo caso qui invece c'è il modello THT. Se avete notato, nel modello USB il stabilizzatore di corrente, che è questo qui è più piccolo, vedete qua 78L05, questo qui è il modello più grande, quindi questo qui è capace di dissipare più temperatura, anche se non è necessario, perché comunque andando a fare un'applicazione diretta alla porta USB il modello piccolino andava bene, non so, forse per una questione di estetica hanno dovuto inserire questo qui più grande. Allora, come notate, in tutti e tre i modelli si vede sempre l'ingresso, quindi c'è la tensione d'ingresso, la massa in comune e i 5 volts di uscita, perché questo stabilizzatore non solo può alimentare
l'integrato, ma mi dà anche una tensione d'uscita che posso utilizzare per i circuiti esterni, degli circuiti integrativi più che altro, non so, dei regolatori, degli encoder, ecco qua, degli encoder, oppure, come ho detto prima, i cosiddetti sensori di umidità o temperatura. Ovviamente non confondetevi nell'utilizzare questo, perché questa è la tensione d'ingresso, qui non uscirà niente. La tensione attiva è sempre questa qua, i 5 volts. Anzi, se andate ad utilizzare questo insieme a quello lì di alimentazione, fate saltare tutto. Ok, detto questo, passiamo alla configurazione di Arduino per programmarlo. Allora, per configurare Arduino dobbiamo prima installare i driver, perché come abbiamo già detto, il piedino numero 3 e 2 sono protocollati con USB, quindi il computer ha bisogno o necessita di riconoscerli per programmarli. Allora, dobbiamo installare i driver ufficiali che ho preso dal sito e il link. In descrizione metterò il link. Fatto questo, il file di installazione è questo qui. Lui andrà a riconoscere se avete un sistema a 32 bit o a 64 bit. Fatto questo, possiamo andare a richiamare Arduino. E io attualmente sto usando la versione 1.8.10. Allora, andiamo su File, Impostazioni, Urla aggiuntive per il gestore schede. Andiamo qua e inseriamo questa riga. Questa riga di comando la troverete sempre in descrizione e si riferisce al sito ufficiale, quindi ok. A questo punto andiamo su strumenti, poi andiamo su scheda, gestore schede. Qui aspettate che carica tutto perché ne ha vero tante da caricare. Andiamo per fare prima a scrivere sulla barra di ricerca digi, ecco qua, e ci trova questo qui, che è la versione comunque ufficiale che ho installato. Adesso attualmente siamo alla versione 1.6.7. Se usciranno degli aggiornamenti, ovviamente il software, come già sapete, vi avviserà. Quindi chiudiamo, andiamo su Sketch, andiamo su Includi librerie, gestione librerie, e ripetiamo la stessa operazione dopo aver ok, e digitiamo anche qua digi s. Ecco qua, e ce ne dà due. Io l'ho installato entrambi perché questo qui fa riferimento ai MIDI, quindi non so se un domani avrò voglia di utilizzarlo per fare musica. Boh, comunque per Sfiz l'ho installato, ma quello più importante è questo qui, che identifica la barra e ci dà dei modelli di utilizzo. Andiamo, facciamo chiudi, poi facciamo file, esempi, e qui ci mette davanti diversi esempi di codice che possiamo utilizzare con questo progetto, con questo microcontrollore. Infatti, se è andato così una scrollata bella veloce, potete vedere che è possibile creare un joystick o una tastiera, oppure addirittura utilizzare un display LCD, un mouse, o controllare addirittura un display OLED. Quindi le cose che si possono fare sono davvero tantissime. Quindi sono stato davvero contento nel potervi illustrare questo Atini 85, perché è davvero versatile. Essendo così piccolo, le applicazioni sono davvero tantissime, immaginabili, anche perché questo è uno dei motivi per cui gli hacker lo apprezzano. Poi vedremo come applicarlo e come lo applicano gli hacker quando mi arriverà, perché io spero presto, ho fatto l'ordine di arrivare dalla Cina, quindi ci vuole un po' di tempo. In conclusione, vi auguro comunque una buona giornata e di lasciare nei commenti le domande riguardo a questo tipo di microprocessore. E per concludere ancora, lasciate un like.